Non è tutto oro quello che luccica nelle nuove tecnologie, nella sharing economy. L'automatizzazione dell'industria costa milioni di posti di lavoro all'anno e la cosiddetta economia della condivisione, con realtà come Uber o Airbnb, propone un modello di business solo apparentemente conveniente per tutti, ma che in realtà crea poca occupazione e non contribuisce a pagare le tasse. È stato questo il tema al centro del convegno che ha chiuso a Firenze la non edizione di BTO, con l'intervento del giornalista Riccardo Staglianò, che nel suo ultimo libro Al posto tuo analizza i rischi della rivoluzione digitale che stiamo vivendo. Non c'è niente di condivisione nella sharing economy, cioè c'è un servizio che viene somministrato attraverso una piattaforma e il padrone di quella piattaforma ne estrae una fetta piuttosto cospicua nell'ordine del 25% o altre percentuali, e quindi questa già è la prima falsificazione. Poi questa versione della cosiddetta sharing economy introduce in verità un sinonimo più veritiero, che è quello della gig economy, cioè l'economia dei lavoretti. Cioè il grande racconto è bisogna arrotondare, e quindi noi vi forniamo dei modi per arrotondare. La vera domanda che sfortunatamente poche persone si pongono è: perché c'è bisogno di arrotondare? Cioè, una volta, ma fino a una generazione fa, non c'era bisogno di arrotondare. Uno faceva un lavoro e da quel lavoro ricavava tutto il necessario per campare sé e la propria famiglia. Adesso non è più così, ma la vera domanda è che bisogna lavorare sulle cause del perché i lavori sono così ristretti e sono diventati dei lavoretti. E quindi, come dire, in questo modo, da questa prospettiva, sia Uber che Airbnb forniscono una risposta parziale a un problema che è molto più grande di loro. Parlando di industria del turismo, i numeri del rapporto per esempio dei dipendenti tra quelli di Airbnb e quelli dell'industria alberghiera vera e propria fanno abbastanza impressione. Questo fa tantissima impressione. Io citavo un caso abbastanza eclatante: Airbnb in Francia, che è il suo secondo mercato mondiale, dà lavoro direttamente a 22 persone contro le 200.000 persone impiegate dal settore alberghiero in varie mansioni. Ma il dato che dal mio punto di vista forse è ancora più sorprendente e terrificante è quello delle tasse pagate. Nella stessa simulazione fatta dal Figaro, Airbnb nel 2014 versava 83.000 euro erotti di tasse in Francia contro i 3 miliardi e mezzo di tasse che versava il settore alberghiero. Ora, dov'è il problema? È vero che poi i singoli host, se sono molto onesti, dichiarano quello che guadagnano, ma non è detto che lo facciano e per il momento nessuno va a controllare. Quindi bisogna, come dire, fare affidamento sulla buona fede degli host di Airbnb. Insomma, abbiamo un problema, perché le tasse servono a fare tante cose buone, tipo il welfare, tipo le scuole pubbliche, gli asili nido, perché le persone possono fare i figli, l'assistenza per gli anziani, perché la popolazione diventa sempre più anziana. Ecco, con le tasse si fanno tutte queste belle cose, senza le tasse si va in un'economia in cui il pubblico sarà sempre più rachitico e il privato fornirà delle false soluzioni ai problemi che in qualche modo ha creato, perché è tutto un circolo vizioso: meno tasse raccogli per colpa di Uber e Airbnb, più hai bisogno di Uber e Airbnb, perché non potrai più permetterti un albergo né la macchina, ma dovrai affittarla con Uber. Tutta l'industria sembra che stia andando comunque verso l'automazione, però forse bisogna un po' combattere anche questa idea che sia ineluttabile. Io sono convintissimo che non lo sia. Ci sono vari... Suggerisco di spaccare le macchine con le mazze, come facevano i luddisti di una volta, sebbene Hobsbawm definì quella bargaining by riot bargaining, cioè contrattazione per via di sommossa. Insomma, non arrivo così lontano, e penso che più semplicemente è un fenomeno che va governato, cioè bisogna togliersi di dosso questa idea di ineluttabilità, per cui non si può fare diversamente perché è così. No, si può fare così diversamente, perché tant'è che in Germania, nel libro faccio l'esempio di una fabbrica che negli ultimi 20 anni ha fatto iniezioni di tecnologia fortissime e non solo non ha licenziato nessuno, ma anzi ha aumentato i salari ai propri dipendenti in maniera cospicua, perché è diventata una fabbrica praticamente a difetti zero. Quindi molto competitiva e molto richiesta nel mondo. D'altra parte c'è la Cina, che un paio di mesi fa ha annunciato, voglio dire, Foxconn, una grandissima azienda cinese che produce il grosso dell'elettronica di consumo mondiale, ha annunciato il licenziamento in un colpo solo di 60.000 operai,
perché erano stati sostituiti da robot. Ecco, ci sono due strade, la strada tedesca, civiltà, la strada cinese, una strada un po' più sbrigativa. Sta a noi decidere dove vogliamo portare la macchinina del nostro futuro.